Buongiorno, oggi siamo nei depositi della ceramica del sito neolitico sommerso della Marmotta, scoperto nel lontano 1989 durante dei lavori per una grande opera che consisteva nella posa dei tubi del nuovo acquedotto che avrebbero fornito l'acqua alla città di Roma. Dal 1992 in poi si sono succedute tutta una serie di campagne fino al 2008 che hanno portato al rinvenimento di ben 15 strutture abitative, identificate grazie all'analisi dendrocronologica dei pali di costruzione delle stesse abitazioni, e centinaia di migliaia di frammenti ceramici legati a queste strutture abitative. Il lavoro che si viene a presentare oggi e che è opera del nostro laboratorio di restauro è proprio la difficoltà, è dietro le quinte che c'è dopo il lavoro di rilievo, recupero, siglatura di tutti i frammenti per la ricostruzione di questi vasi che è opera di queste nostre meravigliose restauratrici che sono talmente brave da riuscire a ricomporre da centinaia di frammenti un unico vaso. Di questo vi parlerà adesso Francesca Quarato, la nostra responsabile del restauro delle ceramiche. Sì, infatti è un lavoro molto complicato. Viene definito a volte anche il puzzle più grande del mondo, perché mentre nel puzzle uno sa che ha tutti i frammenti, tutti i pezzettini, qui invece no. Quindi la difficoltà maggiore sta nella ricerca di questi frammenti, soprattutto perché se protetti dall'IMO, quindi parliamo anche di una profondità di circa 8 metri, la ceramica rimane, diciamo, ben conservata. Se invece è al di fuori da questo limo, le ceramiche per i movimenti dell'acqua vengono dilavate, anche la superficie viene rosa. Per cui si trova all'interno e all'esterno di questi oggetti, di questi reperti, delle colorazioni ben differenti e anche spessori completamente differenti. Lo si può notare da questo vaso, qui vediamo una parete nera e qui invece vediamo una parete rosata o una parete bianca. Qui ancora più bianca, quindi è anche con spessori che va da 2 centimetri a spessori addirittura di 5 mm, se non 3 mm, proprio come dicevo prima, per questa erosione dell'acqua sulla ceramica. In più, siccome erano anche vasi fatti a mano, quindi a colombino, la superficie nel momento della cottura si deformava. Quindi abbiamo dei vasi che a volte sono belli tondi, altre volte un po' ovali. Quindi diciamo che ci sono molte difficoltà nel restaurare questi reperti. Abbiamo avuto, per esempio, dei vasi che da una parte erano completamente dipinti e dall'altra parte erano completamente bianchi. La moltitudine di vasi è tantissima, i frammenti veramente sono tanti, insomma abbiamo tanto lavoro anche insieme alle colleghe. Ora va un po' a rilento, ma cerchiamo di finirli questi vasi perché sennò con l'andare del tempo si Sì. possono rovinare e perdere gli attacchi. Grazie. La tipologia di questi vasi è unica nel loro genere. Il sito della Marmotta ha presentato delle particolarità che hanno permesso di identificare una vera e propria fascia sculturale che viene definita fascia della Marmotta. È stata inventato questo termine perché non ci sono confronti per i materiali ceramici di questo sito. La ceramica è un fossile guida nell'archeologia e ci permette di confrontare e di fare dei paralleli con gli altri siti dello stesso periodo, e quello che viene fuori dalla storia di questo sito e dalla ricostruzione delle forme ceramiche che il nostro laboratorio di restauro pazientemente ha portato in luce, ricostruendo interi vasi, ci racconta la storia di probabili coloni che venivano da molto lontano.
Prima eravamo nel deposito, adesso invece siamo proprio nel nostro mondo, nel laboratorio di conservazione e restauro del MUCIV. Questo è uno di quei grandi vasi che provengono appunto dal lago di Bracciano, località La Marmotta. Lo sto finendo, ho fatto delle integrazioni, mancavano molti elementi per cui ho dovuto fare una costruzione, diciamo, con del materiale plastico per poter dare la forma, al vaso e quindi poi poter lavorare. Come integrazione, ho fatto, diciamo, col gesso, dentistico, una pigmentazione che andasse al di sotto, diciamo, della tinta del vaso e una lavorazione a sottosquadro. Quello che dicevo prima, la difficoltà di questa ceramica, lo voglio far notare su questo bellissimo vaso. Questo frammento è bello liscio. È nero, mentre quelli che gli stanno attorno sono o bianchi, quindi la superficie è completamente sparita proprio da questa erosione che l'acqua fa sui frammenti. All'interno, diciamo, c'è questo foglietto che io adesso faccio vedere, dove ho scritto ogni frammento con il quadrato da dove proviene. Questo per uno studio, soprattutto da parte degli archeologi, per vedere come questi frammenti, con gli anni e con il movimento dell'acqua, si sono, diciamo, sparsi sul fondo del lago. L'altra cosa, diciamo, particolare di questi vasi è che hanno delle anse. Ma non sempre queste anse hanno diciamo, un orientamento orizzontale, altre volte ce l'hanno verticale. Il nostro studio vuole che le anse, quanto mancano, di non farle perché non sappiamo effettivamente come potevano essere. Vorrei che la mia collega Serena vi illustrasse anche la conservazione di alcuni materiali delicati e sono dei reperti lignei. Qui abbiamo tre esempi di questi beni archeologici lignei, quindi materiale organico, per cui stiamo passando, diciamo, ad un'altra tipologia di materiale. E questi beni sono stati trattati con il PEG. Sono molto delicati, come già detto, e per un motivo sia conservativo ma soprattutto di funzione all'interno dei depositi, sono state conservate nel tempo in scatole di plastica, quindi materiale sintetico trasparente. Solo negli ultimi decenni abbiamo approfondito la conoscenza dei materiali sintetici e il loro degrado. Per cui queste scatoline in particolare, che erano state vendute come un tipo di plastica, probabilmente erano di un materiale non idoneo e, come è evidente, insomma, si sono proprio ingiallite, degradate. In questa nuova fase stiamo predisponendo delle nuove confezioni con una plastica più idonea, che invece è appunto adeguata alla conservazione, più duratura nel tempo. È un tipo di poliestere resistente a graffi, urti, ma appunto nello stesso tempo distinto da una trasparenza massima, per cui è possibile appunto apprezzare questi beni molto delicati senza maneggiarli, perché sono veramente estremamente delicati. E per questo motivo, quando anche c'è la necessità di estrarli per fare delle analisi scientifiche o comunque vederli in maniera più ravvicinata, all'interno delle scatole, la mia collega responsabile Francesca Quarato, che negli anni ha lavorato tantissimo, diciamo, su questa collezione, ha predisposto delle maniglie in modo tale che sia possibile estrarre, diciamo, il bene senza avere un contatto diretto con il materiale.